è il 135esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La chiesa ricorda San Mattia. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Mattia. Il nome ha origine ebraica e significa dono del Signore. Mattia è una persona sincera e decisa. La sua curiosità, unita ad una spiccata intelligenza, lo portano ad eccellere sia negli studi che negli sport. Accadde oggi. Il 14 maggio del 1643, a soli 4 anni, Luigi XIV di Borbone, il Re Sole, diventa sovrano di Francia. Il suo regno sarà il più lungo di un sovrano europeo e durò fino alla sua morte nel 1715. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati il 14 maggio ricordiamo il regista americano George Lucas e il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg. La citazione del giorno. Tra 20 anni non sarete delusi dalle cose che avrete fatto, ma di quelle che non avrete fatto. Mark Twain. Dice il saggio. Chi ha un'alta opinione di se stesso spesso è perché non è una persona molto esigente. Il bel paese. A circa mezz'ora da Roma, a Tivoli, il Parco Villa Gregoriana racchiude un imperdibile patrimonio fatto di natura, storia e archeologia. Nel 1832 Papa Gregorio XVI promosse una grandiosa opera di ingegneria idraulica per contenere le esondazioni del fiume Aniene, incanalando nelle acque e dando vita ai 120 metri di salto della nuova Cascata Grande, seconda in Italia dopo le Marmore. Compiuta l'opera, il Papa creò il parco che porta il suo nome e che per oltre un secolo fu meta di artisti, letterati e uomini di cultura che ne raccontarono al mondo la bellezza. Nel parco oggi sono presenti 74 specie arboree e reperti archeologici di diverse epoche, immersi in una natura rigogliosa. Tra questi i resti della villa del console romano Manlio Vopisco e alcuni templi romani, tra cui quello celeberrimo di Vesta.